E ora nella nostra rubrica Umbria 10.0 parliamo oggi di innovazione applicata alle produzioni alimentari. Vediamo il servizio di Andrea Chioini. La produzione alimentare che mette insieme qualità e prezzo accessibile richiede una forte spinta innovativa, soprattutto quando si punta ad accorciare la filiera e si tenta di conservare la propria autonomia dalle spire della grande distribuzione organizzata. Noi, come altre aziende agricole, portiamo i nostri prodotti qui all'istituto agrario per poi consentire al consumatore finale, che questi prodotti gli arrivino nella propria casa. L'innovazione consiste anche nel portare sugli scaffali semi antichissimi che potrebbero risolvere un problema che affligge le società opulente, l'eccessivo consumo di proteine animali. Fagioli Mung, lenticchia rossa, fieno greco, fagioli a zucchi. Questa è la nostra strada per le proteine vegetali. Farro spelta, miglio, il grano saraceno. Per buona parte delle cosiddette referenze, ovvero il termine utilizzato in commercio per indicare gli articoli in vendita, bisogna organizzare le reti nei singoli territori. È quello che sta accadendo per sperimentazione didattica nella media Valle del Tevere grazie ad un portale di commercio via internet nato negli spazi dell'Istituto Ciuffelli e in quelli dell'azienda agraria annessa Montecristo. La missione impossibile era quella di mettere insieme tante piccole aziende locali che spesso non hanno un proprio punto vendita per portarle appunto in un punto vendita che fosse collettivo, ma contemporaneamente aprire un canale, quello dell'e-commerce, che difficilmente da sole avrebbero mai potuto realizzare. Questo ci consente di sfruttare le sinergie, di far concentrare le singole aziende sulla qualità dei prodotti. Oltre a riunire le aziende, accomunate dal fatto che i titolari sono ex allievi del Ciuffelli, il ruolo che questo portale svolge è offrire una visione d'insieme di una realtà che in questo modo viene anche stimolata a cimentarsi con l'idea di usare i prodotti della terra in ogni declinazione possibile, anche quella cosmetica.